Chi non conosce le bile di vetro? Con le bile di vetro si possono fare molti giochi e molti esercizi. In un periodo di quarantena come questo sarà difficile, se non fastidioso, utilizzare in casa delle bile di vetro. In alternativa, costruiamo delle palline di carta e o di alluminio e possiamo sfruttare al posto delle biglie. La biglia viene lanciata in un modo particolare. Si chiude la mano, si punta il pollice tra l'indice e il medio, formando un angolo. In questo angolo si posiziona la biglia. Sollevando il pollice si effettua il lancio. Con questa posizione possiamo utilizzare anziché la biglia un dado e contare il punteggio ottenuto. Con esse si possono fare molti giochi. Colpire altre palline, come il gioco delle bocce, o in modo diretto o dopo un rimbalzo sul muro. Potete ancora utilizzare il rimbalzo sul muro per vedere chi ha il tiro più potente. Ovviamente, dopo il rimbalzo, la pallina che arriva più vicino al lanciatore al tiro più potente. Posizionarsi e colpire degli obiettivi. Creare una buca o un obiettivo da centrare e giocare come a golf. Creare una pista con dei libri, delle scarpe o qualcosa che avete a disposizione in casa e utilizzarla come percorso di velocità. In alternativa alle palline di vetro e alle palline di alluminio, possiamo utilizzare dei tappi. I tappi ci danno più possibilità di creare, inventare e disegnare su di essi per rendere i tappi e il gioco più divertente. In alternativa alla biglia di vetro, alla pallina di alluminio o al tappo, possiamo utilizzare un dado. In questo caso possiamo sommare al nostro gioco anche il conteggio della faccia del dado, che possiamo utilizzare come bonus o come malus alla fine del gioco.